Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Stasera ospitiamo questo appuntamento nato da un'esperienza, da un progetto dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Ci è stato proposto da Adriana Dada e da Tommaso Tozzi di partecipare offrendo lo spazio della galleria a questo evento in cui andremo a presentare l'ebook di immagini della protesta e l'esperienza, una raccolta di manifesti politici degli anni 60, 60 e 70 e il lavoro di alcuni studenti dell'Accademia che dopo l'incontro potrete visionare. L'interesse della Galleria per questo appuntamento è molteplice. Da una parte perché noi nel prossimo autunno andremo a indagare il rapporto tra linguaggio dell'arte verbo-visuale italiana tra gli anni 60 e 70 e il linguaggio della politica. Qui abbiamo il figlio di Giuseppe Chiari, una buona parte degli artisti che presenteremo in autunno sono passati o hanno lavorato su Firenze e ci sembrava molto interessante aprire un confronto e delle possibilità di relazioni per questo progetto di ricerca anche con l'Accademia e con il centro di documentazione sul manifesto politico del 68. Ci interessa anche in realtà aprire un rapporto con l'Accademia, cioè quello che vediamo operando come galleria è che in effetti abbiamo pochi studenti che passano a vedere le mostre. Ci sembra una perdita di contatto per noi con le nuove generazioni e ci sembra anche in realtà una mancata occasione per chi studiando e lavorando adesso e volendo entrare nel mondo dell'arte ha la possibilità di vedere mostre però non le sfrutta, quindi diciamo è un'altra delle motivazioni e poi c'è anche un rapporto personale con Tommaso in questo caso, perché Tommaso ci conosciamo dagli anni 90 e c'è sempre stata da parte mia personale e poi della galleria una grande ammirazione per il suo lavoro anche come artista, quindi è un grande piacere averlo. Niente, vi ringrazio tutti voi che avete partecipato alla produzione di questo evento e ringrazio i partecipanti all'incontro e vi passo la parola. Scusate, giustamente. Stasera era previsto un incontro anche con Nanni Balestrini. Nanni purtroppo ha avuto un contrattempo e quindi stasera non è con noi, non potrà venire, ce l'ha confermato purtroppo anche ieri, ha tentato ma non è possibile. Abbiamo riaccordato una data, sarà il venerdì 20, e comunque vi faremo avere informazione via mail dell'appuntamento. Grazie. Grazie dell'ospitalità sullo spazio Fritelli, grazie a tutti voi che siete venuti. Io faccio una veloce presentazione per chi non conosce l'iniziativa, non ha partecipato all'anno scorso a questo primo appuntamento e per gli altri aggiorno su come procedono i lavori nella valorizzazione di quelli che sono grosse raccolte che qui abbiamo a Firenze all'interno dell'archivio I68, Centro Studi Politici e Sociali Archivio I68, che è una risorsa enorme per fare la storia degli anni 60, 70, anche 80, perché continuiamo a raccogliere anche oltre quella che si chiama la stagione dei movimenti o lungo 68. È un'opera di valorizzazione che stiamo cercando di fare in vari modi. Qui oggi si presenta il lavoro del secondo anno di collaborazione fra il Centro Studi
Politici e Sociali Archivio 68, che, nel quale lavoro anch'io, e l'Accademia di Belle Arti, ma soprattutto col professor Tommaso Tozzi e con Enrico Bisenzi, un valido collaboratore interno e esterno all'Archivio 68, che ci ha dato una grande mano, poi vedrete nella seconda parte della presentazione quando presenterà l'ebook. Quindi il lavoro è nato da un insieme di forze multiple, perché l'Archivio 68 è formato da volontari, così come il nostro lavoro è stato tutto lavoro volontario, non all'interno delle ore pagate. E quindi ha un significato proprio perché è il tentativo, voi valuterete quanto è riuscito, di far uscire dalle strette, diciamo, stanze degli archivi o delle case nelle quali si conservano i materiali vari, multipli, importantissimi della nostra storia più recente e soprattutto quella appunto degli anni 60-70, per poter cercare, questo è lo scopo principale, di dare una nuova definizione e nuovi contenuti e nuove prospettive e una capacità di analisi più ampia a quel grosso cambiamento che è un cambiamento mondiale. Il 68 è un fenomeno mondiale, lo sapete tutti, ma nella realtà italiana è un tipo di movimenti che è durato a lungo, più che in altre zone, e infatti si parla per l'Italia del lungo 68, dicevo, della stagione dei movimenti, è durata a lungo e ha prodotto cambiamenti sia dal punto di vista relazioni politico-sociali, sia dal punto di vista della relazione fra individui e del porsi di tutta una serie di gruppi sociali fra di loro e all'interno specifico della loro realtà. Pensate, nato come movimento studentesco, si è velocemente trasformato in poco tempo legandosi con quei movimenti operai che già erano mobilitati negli anni 60 abbastanza e che però cambiano completamente paradigma con i quali si presentano sulla scena, insomma, no? Cioè, quindi la trasformazione in un senso di partecipazione egualitaria, il termine consigli che imperversa, i termini gruppi, dove il gruppo significa persone alla pari, le trasformazioni che tutto questo induce nella società a partire dallo Statuto dei lavoratori, io lo ritengo una delle cose fondamentali del cambiamento di quel periodo, per gli storici lo è, tout court, tutto questo avviene grazie a un movimento di massa che parte dal movimento degli studenti, si lega con il movimento operaio, ma ha soprattutto radicamento fortissimo all'interno di tutte le realtà sociali che partono dal quartiere, la casa occupata, l'autoriduzione, i movimenti femministi, i movimenti all'interno delle scuole e, le trasformazioni che avvengono poi negli anni 70, quelli che si chiama appunto la legislazione sociale, è una conseguenza di questi movimenti. La lettura che se ne può dare può essere di due tipi: è un tentativo per bloccare quei movimenti spontanei o è il risultato di quei movimenti spontanei che porteranno dei grossi cambiamenti. In alcuni campi non c'è dubbio che porta dei grossi cambiamenti. Le leggi sulla famiglia, le leggi sull'aborto, le leggi sul divorzio, le leggi appunto lo statuto dei lavoratori sono cambiamenti epocali. Ci hanno messo buoni 40 anni per cercare di distruggerli, ci stanno anche riuscendo. Allora qual è il problema per cui ci siamo mossi a portare fuori dalle stanze ristrette dell'archivio e di altri posti questo tipo di storia? Il fatto è che abbiamo notato e notiamo sempre di più che nella società attuale, quindi ai giovani nativi digitali, è arrivata una comunicazione su quegli anni totalmente basata su quelle, che è stata l'informazione dei mass media, soprattutto a partire dagli anni 90, ma l'operazione era già in corso anche prima. Ovvero il 68-69 è un'esplosione, a quell'esplosione fa seguito una trasformazione in movimenti terroristici che hanno rovinato l'Italia. Ecco, facendo vedere i documenti, facendo vedere i pezzi di quella storia, è difficile poi dopo riuscire a riaccettare quella definizione. Noi crediamo che sia questa la cosa più importante. E allora abbiamo lavorato proprio con gli studenti dell'Accademia, facendogli verificare cosa è stato dal punto di vista della comunicazione, strumenti di comunicazione, contenuti della comunicazione, questo 68, soprattutto la prima metà degli anni 70, e da lì è partito un gran dibattito su
quali sono le cose fondamentali di quel periodo, cosa di quel periodo può ancora rimanere, cosa loro intendono usare di quegli strumenti e di quella visione del mondo rispetto alla società di oggi. Ora, la mostra rende conto dei due livelli, quindi avrete la parte documenti, che è formata da manifesti, più un'altra cosa che dopo vi spiego, che è i documenti del periodo del lungo 68, e poi la parte di rielaborazione da parte degli studenti attraverso delle opere d'arte. Come abbiamo lavorato per arrivare a questo? Perché il metodo usato è un metodo che ha a che fare con i contenuti del lavoro, quindi il metodo che abbiamo usato è soprattutto un metodo di tipo simile a quello con cui si lavorava in quel periodo: lunghe discussioni, partecipazione di tutti, decisioni collettive, dove certo il ruolo dei due docenti, poi gli studenti possono dire la loro, ma io vi dico la mia, il ruolo dei due docenti era dei due docenti, ma c'era sempre, diciamo, una continua accettazione e discussione del loro livello, perché quello che doveva venire fuori era il punto di vista della gioventù di oggi su quell'argomento. Il nostro ce l'abbiamo, lo possiamo proporre abbastanza facilmente attraverso la documentazione. Devo dire subito una cosa: gli studenti hanno lavorato minimo 3-4 volte le ore che gli saranno riconosciute, perché questo era uno stage riconosciuto, ma hanno lavorato molto molto di più. Tutti, in particolare Franco Spina ha lavorato sicuramente ancora molto molto di più, e lo potete vedere dal fatto che ha curato tutta la grafica, ha collaborato attivamente con il professor Tozzi e il professor Bisenzi per quello che riguarda l'ebook. Le opere che hanno fatto attendono alla vostra valutazione, potrete vederle, potrete dire quello che pensate. Adesso mi fermo un attimo invece su, e quindi quella parte sarà oggetto di discussione quando entrerete nella parte dove c'è la mostra e vedrete quali sono il loro modo di porgere determinati argomenti sui quali si sono fermati e l'espressione artistica che hanno usato, le metodologie che hanno usato per proporli. Le tematiche su cui hanno lavorato sono quattro, e le racconto qui proprio per spiegare un altro concetto: omosessualità, violenza sulle donne, migrazioni e beni comuni, che già nel panorama odierno, diciamo, politico-sociale, sono temi abbastanza importanti. Certo, guardando i materiali del lungo 68 e i lavori e le tematiche su cui lavorano oggi i giovani, viene subito, dal punto di vista, diciamo, di uno storico, di un sociologo, di un politico, immagino viene abbastanza chiaro che il lavoro degli anni 60-70 è stato un lavoro per cambiare la struttura e poi anche la sovrastruttura. Oggi si pensa a cambiare la sovrastruttura ed è difficile ragionare in termini di cambiare la situazione economica, cambiare la situazione politica. C'è sempre un relativismo molto, molto forte nella modalità con cui si affrontano i problemi. Lo volevo mettere in luce perché questo noi l'abbiamo capito come docenti fin dall'inizio, ma non abbiamo assolutamente cercato di cambiare la realtà dell'oggi. La realtà dell'oggi che volevamo fotografare è questa, e dobbiamo prendere atto come storici, come interessati alla politica, come conservatori dei materiali di una volta, sapere che questa è la percezione che già avevamo un pochettino individuato l'anno scorso e che quest'anno ci risulta confermata. E sarebbe interessante continuare, è già partito il terzo anno in cui l'esperimento continua, e quindi vedremo poi anche col prossimo anno cosa nasce. Il risultato del primo anno è il lavoro di montaggio di un ebook di ben 900 pagine, che poi ora vi ripresenta il professor Enrico Bisenzi. Il risultato invece di questo lavoro di quest'anno è quello che vi dicevo, le opere che avete là, ma la riproposizione anche di una serie di manifesti che diciamo ci danno lo spessore. Quest'anno abbiamo puntato anche a tirare fuori alcuni manifesti che ci danno lo spessore dei collegamenti internazionali e dell'occhio a tutto campo che i movimenti avevano in quegli anni. Si lavorava sulla realtà quotidiana, sulla realtà locale, territoriale, nazionale, ma non c'era mai una disgiunzione con un occhio alla situazione internazionale. Ognuno in camera o per le vie attaccava i manifesti che riguardavano il quartiere, il movimento Pinco Pallino, ma c'aveva anche manifesti che venivano dal Cile o dalla Spagna o dalla Palestina, e si muoveva anche con quei movimenti, aveva questa coscienza del
si chiamava internazionalismo, oggi lo possiamo chiamare visione del legame fra i fenomeni politici e sociali a livello mondiale, che oggi manca completamente. In particolare io credo nella realtà italiana siamo fra le realtà più arretrate sotto questo punto di vista, no? L'operazione che è stata fatta di disinformazione totale, per cui stiamo ore e ore, io non mi ci metto, ma insomma stiamo ore e ore a seguire cosa ha detto un piccolo politico nazionale, anche se occupa un posto grosso, e non sappiamo assolutamente cosa succede in giro per il mondo, è la situazione in cui viviamo. Ne dobbiamo prendere atto e forse riproporre i materiali di una volta ci può dare anche una piccola spinta per andare avanti. Io piglio solo altri 5 minuti, poi passo la parola a loro, per illustrarvi l'altra piccola parte che troverete entrando, perché è una cosa un po' strana. Mi ha fatto venire voglia di scriverci su qualcosa. È la riproposizione di tutti i materiali completi di una piccolissima casa editrice che si chiama Crescita Politica, nata a Firenze nel 69, che ha esordito con una piccola rivista, come si faceva allora, tirata a ciclostile con una copertina invece prodotta in tipografia, che i compagni che avevamo, che lavoravano all'architettura, ci montavano. Non dimentichiamoci come a Parigi c'era l'Atelier Populaire che ha prodotto tutta la roba che poi ha influenzato tutta la grafica, diciamo, in generale tutta la grafica, in particolare quella dei movimenti. Anche qui, in ogni città, c'era un gruppo che aveva questa funzione. A Firenze c'era la facoltà di architettura, chi faceva architettura aveva questo ruolo all'interno dei singoli gruppi, certe volte si ricorreva proprio a qualcuno di loro per fare tutti i materiali. Questa piccola casa editrice, non ne voglio parlare soltanto perché ne sono un po' coinvolta, ma perché riguardando tutti i materiali viene fuori, diciamo, qual è stata la caratteristica dei movimenti in generale dal 68-69 fino almeno a metà degli anni 80. Cioè, nascendo come casa editrice piccolissima, senza mezzi, basata soltanto sul volontariato del ciclostile e del fare la piccola colletta per fare magari la copertina o andare a stampare qualche pagina, nascono, diciamo, tantissime opere che si muovono in due direzioni. Da una parte verso l'analisi di quelli che sono i punti di intervento, quindi il primo anno si parla solo di studenti, il secondo anno si comincia a parlare invece di movimento operaio, 69-70 è per forza, tutto esplode in quella direzione. Dopo si vanno a cercare le radici delle proprie posizioni nella storia, e questa è una delle caratteristiche dei movimenti di quel periodo, non dimentichiamocelo, al contrario della realtà odierna, proprio nettamente al contrario della realtà odierna, per questo l'ho voluto riproporre, si vanno a cercare le radici della propria storia nel mondo, a partire da quello, dal riesame di quello che è stata la svolta più grossa del Novecento, la Russia, con una visione molto critica. La Cina di quel momento, il primo opuscolo ai compagni sulla Cina è del 72 ed è un opuscolo che, diciamo, non c'è biblioteca delle università americane che non l'abbia comperato, è altra cosa. Si produceva in piccolo, si produceva in quella maniera ed eravamo comperati a livello mondiale, perché bastava poco per essere veicolati, essere segnalati e che ci fosse chi era interessato, cioè c'era un livello di comunicazione, c'era un livello di comunicazione, di occhi aperti sul mondo da parte nostra, qualche volta sicuramente anche da parte del potere, metà delle università degli Stati Uniti compravano i materiali perché volevano controllarli e sapere tutto, però c'era anche chi faceva queste operazioni in maniera molto più pulita e più seria, e di lì l'analisi sulla crisi, che in realtà del 73-74 era una crisi, una recessione indotta, la ristrutturazione del capitalismo analizzata subito fino ad arrivare al lavoro su professionalità mitosindacale, dove la svolta che ci ha portato dove siamo oggi veniva analizzata nel suo essere, nella svolta del sindacato, in particolare il ruolo di Lama di quel momento. Questo per dirvi che una casa editrice così piccola, che autoproduceva finanziandosi in tutte le maniere legali, preciso, è arrivata a produrre tanti di quei materiali che ora vedrete, fino a dei veri e propri libri,
che hanno circolato a migliaia. Io ieri sera mi sono divertita ad andare sul sito delle biblioteche nazionali, si chiama ICU, a vedere quante biblioteche di quelle più grosse conservano questi materialuccoli che voi trovate di là, o i libri veri e propri che poi sono stati prodotti. Ce ne sono, sappiamo benissimo quanti ne sono andati all'estero, perché avevamo poi a un certo punto come distributrice Licosa, perché siamo arrivati a fare dei libri molto grossi e importanti. Nucleo Dollari, 77, è un volume che parla del nucleare ed è fatto dai gruppi che erano legati a Sapere, che erano legati alla facoltà di fisica, del collettivo di fisica. Anche qui la casa editrice non è una cosa separata dai movimenti, è così inserita che produce e si lega a quelli che sono i movimenti che producono. Quando si arriva a produrre una bibliografia dell'anarchismo, che troverete, un'opera addirittura anche in formato rilegato lusso, siamo riusciti appunto a distribuirla in tutto il mondo, e in Italia ci sono più di 30-40 librerie biblioteche che hanno questi volumi. Fine. Perché questo? Questo per dire che l'attività di quel periodo è un'attività che parte da un lavoro continuo dal basso di lavoro, analisi, la famosa teoria prassi teoria o prassi teoria prassi, non era un caso, insomma, che parte da un lavoro dal basso legato all'attività politica sul territorio, nei gruppi, nei centri di attività che si stanno muovendo in quel determinato territorio. Ma la visione complessiva, gli agganci complessivi che questi movimenti hanno dell'incredibile. Cioè, lo si può verificare, giustamente mi diceva Paola del Centro Studi Movimenti, che è qui presente, il Centro Studi Movimenti di Genova, che noi vediamo tanto perché i loro materiali sono tutti ben conservati nella biblioteca pubblica e fanno un sacco di iniziative bellissime. Diceva: ma questi ce li ho anch'io, ma questi li ho visti anch'io, vediamo quali mi mancano, quali non ho visto. Cioè, la circolarità del sapere, dell'analisi, della conoscenza era una cosa meravigliosa. I ragazzi dicono che oggi con la rete, veramente in due minuti ho finito, che i ragazzi di nativi digitali dicono che oggi con la rete sono interconnessi, funziona tutto. Vedrete che hanno messo in piedi anche l'uso della rete, entrando avete preso, spero, la spilletta con il fogliettino, se non l'avete preso uscendo prendetevela. Abbiamo pensato anche a un piccolo ricordo, ma lì c'è anche il fogliettino per poter entrare nei social che hanno attivati. Con Cantieri in Movimento c'è sia Facebook che Instagram, e poi dopo li vedrete proiettati nel loro scorrere. Ma io continuo a sostenere, a pensare, gliel'ho detto, gliel'ho spiegato anche agli studenti, non ci credono del tutto, ma noi sappiamo che è vero, che la connettività che avevamo allora era enorme, perché forse, diciamo, anche gli strumenti erano minori, si arrivava più facilmente, ma con un volantino leggevano in 10, con 10 manifesti leggevano in 100. La nostra capacità di arrivare in certi punti e di sapere, di conoscere quali erano i punti di passaggio e di ritrovo e di valorizzazione, quindi di quello che facevamo, era enorme. Non so se oggi è uguale, però noi ci proviamo, e chiediamo agli studenti, chiediamo ai giovani di oggi di riprovarci un'altra volta, sperando che prima o poi qualcosa rinasca, qualcosa risorga anche in questa direzione. Non so quanto dipenda da queste piccole azioni, ma l'illusione ce l'ho, io almeno ce la metto. Grazie. Allora, io adesso passo la parola al professor Enrico Bisenzi dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, che grazie a lui ha due workshop che ha tenuto con gli studenti di questo anno accademico, si è potuto realizzare questo ebook, ci ha fornito le competenze e poi una costante consulenza per la realizzazione dell'ebook. Dopo aver visto l'ebook vedremo un'intervista che è stata fatta nel 2007 a Balestrini, che dura circa un'ora. Dopodiché ci sarà una performance, e poi, oltre al piccolo rinfresco che ci sarà, si aprirà la mostra. Questo è il programma. Ringrazio dell'invito e anche degli interventi precedenti. Credo di dire qualche cosa in linea, in simpatia
con quanto è stato detto precedentemente, perché quando mi è stato chiesto di dare un aiuto e dei consigli, perché ho fatto questo, in realtà l'ebook l'hanno fatto Franco Spina e gli altri studenti materialmente, e io ho dato qualche consiglio e qualche sessione di formazione per arrivare a questo prodotto finito, che vi illustro brevemente e poi riprendo il discorso per dirvi come mai sono stato contento di essere ingaggiato in questa scommessa, in questa vicenda. L'ebook, ovvero questo libro di 900 pagine, molto scritto ma ancora più immagini, è una raccolta di testi e immagini sul 68 che è stata decisa di realizzare attraverso l'utilizzo di tecnologie e tecniche open source. Diciamo, la prima caratteristica da un punto di vista tecnico che qualifica in qualche maniera la qualità di questi book, oltre ovviamente ai contenuti che sono il suo valore principale, ovvero il testo, le riflessioni, l'analisi, le proposte nuove da parte degli studenti in termini di mostre, elaborazioni grafiche, proposte originali e quant'altro, è il fatto che sia stata un'opera collettiva, quindi sicuramente imperfetta come tutte le opere collettive, ma che si è potuta realizzare grazie a tecniche e tecnologie open source, quindi facendo riferimento a quella filosofia di questo movimento che professa la condivisione del sapere e l'accesso libero alla conoscenza, per cui tutti gli strumenti utilizzati da LibreOffice a Calibre, a Sigil, a Exiftool, giusto per citare alcuni software di tipo libero, sono stati software che sono a disposizione di tutti li possano utilizzare e permettano soprattutto, e qui ci si collega immediatamente al discorso e al valore della memoria, che credo sia ovviamente la cosa più importante, permettono questi strumenti di realizzare dei prodotti finiti che sono in un formato standard, accessibile. Quindi noi abbiamo preso come riferimento il PDF e l'EPUB, perché sono i due formati di tipo standard e che in qualche maniera permettano una conservazione di un libro elettronico a medio e a lungo termine nel tempo, e quindi in qualche maniera la conservazione della memoria. E un libro ovviamente come questo ha meno difficoltà, erano interessantissime le relazioni, le suggestioni e i commenti fra i rapporti fra i media di tipo diverso che ci poteva essere negli anni 60, 70 e quelli che ci sono ora. E un libro ovviamente ha più probabilità di essere conservato nel tempo che non paradossalmente un'informazione digitale, perché la grossa incomprensione che c'è rispetto all'informazione digitale è che in realtà non è facilmente conservabile, ma è facilmente riproducibile, per cui io posso facilmente copiare un'informazione e quindi copiandola facilmente la posso riprodurre nel tempo. Questo però è vero se questa informazione che viene ricopiata in un formato in cui tutti, fra tot anni, potranno accederci. Ed è per questo che è stato importante utilizzare delle tecniche e delle tecnologie di tipo libero, open source, perché ci hanno permesso di realizzare un prodotto finito che possa essere in qualche maniera conservato nel tempo, e quindi il concetto della memoria. Ora, sulla memoria, riprendo alcune provocazioni dell'Adriana, nelle differenze, nel rapporto ci possono essere fra i media del passato e i media attuali, perché anche se nelle nostre migliori intenzioni
quindi con una licenza libera. Questo libro può essere liberamente ridistribuito, non per fini commerciali, ma può essere liberamente distribuito, quindi licenza, come si dice in gergo, Creative Commons. Anche se abbiamo preso una serie di accorgimenti per cui questo libro viene diffuso ed è stato già diffuso in alcune reti telematiche, in alcuni repository, in alcune biblioteche digitali molto importanti, come una su tutte, se non la conoscete, molto interessante da consultare, Archive, così si pronuncia, ma si legge e si scrive archive.org. Anche se abbiamo preso tutti gli accorgimenti affinché questo prodotto elettronico sia il più condiviso possibile, sicuramente rispetto alla memoria ci sono dei problemi insoluti che bisogna affrontare, soprattutto, come diceva giustamente Adriana, rispetto alle nuove generazioni, ai nativi digitali. Perché il rapporto rispetto alla memoria sta cambiando tantissimo dopo l'impatto dei media digitali. E questo è principalmente dovuto a un cambio di abitudini e di costumi che i giovani, giovanissimi hanno rispetto ai mezzi di comunicazione. Noi siamo passati velocissimamente, noi, io dico come generazione mia, quella di Tommaso, a appassionarsi alla telematica e quindi anche tanti altri qui presenti, a appassionarsi alla telematica e internet, perché fondamentalmente ci dava la possibilità di poter scrivere e comunicare in tempo reale con persone lontanissime, un parente in Australia, un amico in Canada, una persona che aveva le stesse passioni in Sudafrica e via dicendo, così, alla velocità della luce in tempo reale, e questa era sicuramente una rivoluzione. Così come l'altra cosa abbastanza sconvolgente, ci ha permesso la telematica nel momento in cui è nata, quindi diciamo per il grande pubblico all'inizio degli anni 90, accedere a una quantità di informazione infinita, che veniva mediata in maniera comunque per ora abbastanza utile dai motori di ricerca, anche se sono piattaforme commerciali, comunque servivano e servono allo scopo. E per cui accesso diretto a persone, comunicazione diretta con persone lontanissime, accesso a un sapere enorme. Questo un po' ingenuamente ci ha portato a sperare in dei processi rivoluzionari, ovvero che la società potesse cambiare in meglio, perché nel momento in cui tutti possono comunicare con gli altri e tutti sanno cosa sta succedendo, ovviamente la verità e quindi la verità storica collegata alla memoria e quant'altro diventano più facilmente di patrimonio comune, e in più aumentano le possibilità comunicative, e quindi si auspicava che tutto ciò potesse portare a un risorgere di movimenti o a un consolidamento di movimenti esistenti. Quindi tutto il fenomeno di media, tutto il fenomeno delle reti telematiche alternative antagoniste, inventate, autistici, Europa Counter Network, LCN.org, Vive Tempi e via dicendo. Nel momento in cui hanno impattato i social network, e quindi quelli più comuni, magari non tutti li conosco anche per motivi generazionali, quelli sto per elencare, però per capirsi Facebook, credo si conosca tutti, Twitter, ma anche quelli un pochino più vicini alle esigenze e ai desideri dei giovanissimi, quindi Instagram e quindi WhatsApp e quindi Snapchat, cambia lo scenario, perché questi social network che vengano definiti da qualcuno provocatoriamente armi di distrazione di massa, invece armi di distruzione di massa non potrebbero essere le armi nucleari di un tempo, che sono ancora purtroppo. Queste armi di distrazione di massa, ovvero questi social network, cosa fanno di fatto? Rapiscano gran parte dell'attenzione dei nostri giovani, che viene definito in questa maniera, una parola inglese, ma che vi invito, se interessati, a approfondire autonomamente,
si trovano immersi in una sorta di filter bubble, ovvero di bolla informativa personale, no? Per cui a scuola gli viene raccontato qualche cosa, però, volendo estremizzare il problema, i giornali non li leggono più, eh? A me fanno ridere i quotidiani che fra qualche anno vediamo che fine fanno con i giovani, non leggono più assolutamente nulla se non la Gazzetta dello Sport al bar. I telegiornali non li vedono più, i radiogiornali occasionalmente, e gran parte della propria quotidianità digitale è assorbita dallo scambiarsi battute, scherzi, considerazioni, magari anche cose interessanti, che però fanno parte di un meccanismo comunicativo che non è più legato a un'informazione abbastanza conservabile nel tempo e ricercabile comodamente come era il web, ma fa parte di un'informazione effimera, per cui ci si scambia una marea di informazioni, ma attraverso social network che domani sono altre 3.000, domani l'altro sono altre 3.000 e via dicendo. E per capire qual è il problema e l'illusione legato ai nativi digitali, quello che sta avendo più successo ora è Snapchat, non so se a parte i più giovani lo conoscano, eh? Snapchat promette di scambiarsi video e foto che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scompaiano. Figata, eh? Come direbbero i giovanissimi. Io fotografo il professore mentre fa la lezione e ha assunto una posa buffa, me lo scambio col mio amico, tanto conto fino a 10 e l'immagine e il video sparisce. Quindi non solo il problema dell'informazione, di uno scambio di informazione effimera e temporanea, ma in realtà anche due altri tipi di problemi. Ora non lo voglio fare troppo lunga, ma è direttamente connessa al problema della memoria e alle finalità, credo, anche di questa iniziativa, di questa mostra. Il problema è che i social network sono gestiti da terze parti e quindi viene meno il concetto, il valore dell'autonomia. Stanno sul cloud. Il web, in qualche maniera, se voglio, lo controllo io. Wikipedia, la bellissima enciclopedia messa su da Tommaso, sta su un server di cui lui ha il controllo, cercherà di conservarlo nel tempo, in qualche maniera è un'informazione offerta in autonomia. Quello che scrivo e mi scambio sui social network, no, perché sta su terze parti, quindi a livello di autonomia non c'è niente. Non solo, ma le informazioni spariscano dal mio dispositivo, ma sui server delle famose terze parti, no, volendo no, e quindi rimangano in possesso loro, che possano commercializzarle e via dicendo. Considerando che Snapchat ha superato in questi giorni Facebook, perché si scambiano nel mondo 12 miliardi di video ogni giorno su Snapchat, capite bene quali sono le dimensioni di questo fenomeno. E capite bene allora perché io sono stato contento, e chiudo questo ragionamento velocissimamente, di essere ingaggiato in questa iniziativa, perché è un'iniziativa che si mette in diretta relazione con i giovani, seppur in qualche maniera qualificati, quelli dell'Accademia Belle Arti di Firenze. Si mette in relazione col pubblico attraverso una galleria d'arte, e quindi cerca di riveicolare dei messaggi, delle provocazioni, degli interrogativi che dovrebbero essere patrimonio di tutti. Io, giusto per fare un outing sulla mia data di nascita, nel 68 c'avevo un anno, anche se mi diceva la mamma era un bambino sveglio, non ho potuto seguirlo tanto bene nel 68, però è stato comunque in qualche maniera mio patrimonio informativo e culturale, perché c'avevo un fratello un po' più grande, perché ho fatto dei percorsi di un certo tipo e quindi ho letto, mi sono informato, ho discusso. Oggigiorno non dico del 68, ma di Genova 2011, ma chi se ne ricorda, chi lo sa di questi ragazzi e ragazzini, se non stimolati opportunamente e via dicendo? Quasi nessuno. Allora abbiamo un problema, e per quello sono stato contento di essere coinvolto in questa iniziativa, e spero che abbia seguito la galleria in accademia e quant'altro. Abbiamo un problema non tanto rispetto alla storia,
ma alla storia contemporanea, alla storia quindi dei movimenti, a qual è la verità, diceva Adriana, sui movimenti, di poter dire la nostra, e ben vengano i social network che diventano i nuovi strumenti di narrazione orale, perché anche la narrazione orale è importante, anche se effimera, se però poi plasmata e traslata, diciamo, anche in qualche maniera con finalità di memoria collettiva. Ben vengano i social network, ben vengano gli hashtag, i topic su cui discutere, ben vengano, figuriamoci dirlo a me che sono un entusiasta della primora, tutti gli strumenti di comunicazione telematica e di comunicazione digitale, però ecco, cerchiamo di farlo con un obiettivo su cui acquisire maggiore consapevolezza. Le nuove generazioni, tutta una serie di periodi storici, interrogativi della storia contemporanea, ma la stessa attualità politica, economica, finanziaria, non sono più collegati, proprio perché sono collegati troppo, ma nel loro autoreferenziale ambito di riferimento, e quindi in qualche maniera sono più, è vero, sono d'accordo con Adriana, sono più scollegati rispetto al dibattito, non dico internazionalista, ma internazionale. Sono più scollegati rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, ma anche in Italia, ma anche nella propria regione, ma nella propria città, perché sono troppo distratti e immersi in questo filter bubble, che poi è un confronto così estemporaneo su argomenti che però hanno poco a che fare con l'evoluzione della nostra storia, l'evoluzione della nostra società, e anche il concetto di conservazione e trasmissione della memoria. Grazie. Allora, io volevo innanzitutto anch'io ringraziare, voglio ringraziare la Galleria Trittelli per lo sforzo che ha fatto per darci per tutto questo periodo questo bellissimo spazio a disposizione. E a Firenze l'arte contemporanea purtroppo è tenuta in considerazione per quello che è, e vedere una galleria che non solo è disposta a ospitare dei giovani artisti ancora studenti, ma soprattutto ospitare all'interno di questo delle materie, delle tematiche che sono per i giovani, in quanto credo che il lavoro che fa l'archivio del 68, oltre che naturalmente il lavoro che fa l'Accademia, sia un qualche cosa che va nella direzione delle giovani generazioni. E quindi voglio ringraziare molto la Galleria, voglio ringraziare l'archivio del 68 per averci messo a disposizione i materiali, e qui devo naturalmente ringraziare la professoressa Tadà, che è stata il motore propulsore di tutte e due le edizioni dello Stage, e grazie a lei che siamo riusciti a portare avanti queste iniziative, grazie a lei che si riesce a mettere a fuoco per bene dal punto di vista storico ma anche attuale le tematiche, e grazie a lei che si riesce ad avere idee, energie e documenti importantissimi. Quindi ringrazio il professor Bisenzi per tutto quello che ha fatto, per averci reso la possibilità di creare questo documento importante, che adesso passerò a descrivere ancora in qualche dettaglio, questo ebook, ma vorrei ringraziare anche e soprattutto gli studenti. E quindi una decina di studenti circa sono passati per questo Stage, alcuni sono stati un po' delle meteore in questa seconda edizione dello Stage di quest'anno, perché volevano investire poco del loro credito per questo Stage, però il loro contributo c'è stato perché abbiamo dovuto sbobinare delle conferenze, abbiamo dovuto editare immagini, abbiamo dovuto lavorare sui testi, abbiamo dovuto fare tante cose, e lì c'è stato il lavoro da parte di queste meteore. Poi c'è stato questo grande sforzo da parte, in particolar modo, di un nucleo di studenti che sono quelli rimasti, che poi vediamo in mostra, che voglio dirne il nome, uno è già stato ringraziato, Franco Spina, che abbiamo già detto che è stato un po' il motore
di questa realizzazione di questo ebook, ma anche Miriam Bettarini, Serena Rosati, Cui Menglu e Sabina Tangorra, di cui adesso vedrete le opere, e che anche loro si sono, come ha già detto la professoressa, impegnati non solo per la realizzazione dell'ebook, ma molto per le discussioni, le analisi e tutto quello che è stato la premessa per poi arrivare a realizzare i loro lavori. Voglio dire un po' com'è la struttura di questo ebook. L'ebook sono 900 pagine, contiene diverse centinaia di immagini, tra cui molti sono documenti dell'archivio del 68, molti manifesti, ma anche molti volantini, molto quindi materiale grigio, che credo sia inedito, non sia mai stato in nessun modo pubblicato, e che quindi adesso, essendo su archive.org e le immagini sono in alta risoluzione su edueda.net, possono essere da qualsiasi storico recuperate e studiate. Oltre a questo materiale ci sono i video delle tre conferenze che abbiamo organizzato: una conferenza sul gruppo Kabbalah, che ha raccontato la storia della loro esperienza, e due conferenze su quella che è stato la rappresentazione della politica durante il lungo 68, e quindi come la politica si esprimeva per le strade, nei muri, attraverso manifesti, attraverso altre forme. E lì William Gambetta, insieme alla professoressa Dadà, sono stati protagonisti di queste due conferenze, di cui possiamo vedere la sbobinatura testuale nell'ebook e il link su YouTube, partendo dall'ebook, ai video delle conferenze stesse, di cui abbiamo anche l'audio. Quindi, è molto denso di link, l'ebook è organizzato in questo modo: ci sono i primi 5 capitoli che riassumono i contenuti e che si possono vedere attraverso il primo capitolo, che descrive quello che è stato il lungo 68. Scusate. Dopodiché, da lì ci sono dei link con cui si può fare degli approfondimenti, per esempio a una bibliografia essenziale, e l'indice. Scusate, ma siccome è molto pesante, come vedete, adesso sta ricaricando, prima si era caricato tutto quanto, e quindi una volta che ha finito il caricamento poi si può tornare immediatamente da dove si era venuti premendo il link. Finché non ha finito il caricamento questo non è possibile e bisogna allora manualmente andare all'indice. La progettazione dello stage ci racconta quello che è stato tutto lo stage, e quindi da lì si può andare a vedere poi le varie cose che sono collegate a questo, quindi l'utilizzo di parole chiave è stato molto importante, l'utilizzo a mettere a fuoco delle parole chiave per poi andare a realizzare i lavori degli artisti, ovvero degli studenti. La selezione dei manifesti e dei documenti dell'archivio, e da qui si può saltare e andare al sito web di questo grosso lavoro che fu fatto dal gruppo di Inventati, se ben ricordo, dove trovate i più di 1000 manifesti, dimmi te Adriana quanti, di proprietà dell'archivio, e che possono essere visti tutti quanti catalogati in modo molto attento, e possono essere visti anche qui in alta risoluzione. Dopodiché abbiamo i risultati dello stage, la sezione con i risultati dello stage, dove possiamo vedere attraverso i link quella che è stata la mostra, le analisi semiotiche dei manifesti che sono state fatte l'anno scorso.
e da qui si salta a un file che ci illustra queste analisi semiotiche che sono state fatte su alcuni dei manifesti, in cui i manifesti sono stati analizzati, questo anche è su archive.org, questo file, alcuni di questi manifesti, appena finito il caricamento di questo file PDF, sono stati analizzati su quella che è la comunicazione linguistica, i vari codici, morfologico, tipografico, cromatico, iconografico, quindi i vari fini comunicativi, la tecnica, il supporto e le potenzialità di diffusione. E questo lavoro è stato messo in forma quest'anno da alcuni degli studenti dello stage quest'anno, quindi questo che è il catalogo di fatto dello stage dell'anno scorso è stato messo in forma finale dagli studenti dell'edizione di questo stage, e quindi speriamo che nella prossima edizione, la terza edizione dello stage, si possa fare lo stesso per quello che è avvenuto per la seconda edizione. Le conferenze è invece la sezione dove troviamo i link descritti e poi i link a quelle conferenze che vi dicevo prima, e quindi i link ai video su YouTube e alle versioni testuali. In fondo a ognuno di questi primi 5 capitoli ci sono i link di riferimento che sono contenuti nel testo. Poi c'è un sesto capitolo che è il grande pentolone dove c'è tutto quello a cui si arriva attraverso i link, ovvero il pentolone dei documenti, in cui ci sono da una parte la raccolta di tutti i testi a cui si arriva dai link e da un'altra parte la raccolta delle immagini, mentre i video sono su YouTube, sono link esterni. E quindi in questa sezione dei testi abbiamo un testo che spiega che cos'è l'archivio il 68 di Firenze, con tutta una serie di link agli URL dove si può approfondire la conoscenza dell'archivio, una bibliografia essenziale, le biografie di chi ha partecipato sia come relatori che come studenti, poi la descrizione del progetto, le parole chiave, e poi c'è il questionario del 1970 che è stato utilizzato come punto di partenza per uno dei lavori, e il questionario nuovo che è stato realizzato da una delle studentesse alla casa dello studente, poi in altri luoghi all'Accademia sono state fatte tutta una serie di inchieste con la tecnica del questionario. Poi ci sono gli atti, come dicevo, la sbobinatura delle conferenze, e poi c'è una sezione che contiene le immagini, e lì c'è tutta la selezione di manifesti, tra cui troverete anche alcuni che sono qui in mostra. Tutti i manifesti sono stati esposti in mostra, alcuni li abbiamo visti scorrere, parlavano, quindi non li sto a far rivedere. I manifesti che sono stati proiettati durante la mostra, i documenti dell'archivio del 68 divisi in tre sezioni, lotta nella scuola e l'università, e poi, aiutami a ricordare, Adriana. Okay. E questi, come dicevo, qui si può allargare la visione e vederla nei dettagli, ma sono poi in alta risoluzione, migliore di quella che c'è nell'ebook, che se no sarebbe stato ingestibile, sarebbe stato quasi mezzo giga, non l'avrebbe scaricato nessuno, e quindi c'è un URL di riferimento a cui si accede dall'ebook stesso per andare a vedersi tutti questi documenti in alta risoluzione. E il manifesto della mostra, che è stata un'opera collettiva in cui l'immagine è stata però fatta da una delle studentesse come lavoro, e poi i lavori degli studenti, e quindi un workshop fatto da una studentessa durante la serata inaugurale, due installazioni fatte da altre due studentesse, vado veloce perché oramai i tempi stringono, e poi il link alle conferenze, e qua si possono vedere le immagini delle conferenze, si possono vedere i video delle conferenze. Vi voglio però far vedere questi atti delle conferenze, perché anche lì è stato un lavoro veramente molto lungo. Qui
Graziano Braschi ci ha lavorato tutta l'estate scorsa per mettere a punto quella che era stata la sbobinatura della conferenza, per collegarla in modo sensato alle varie immagini, per cui c'è tutto il racconto della storia di Kabbalah e da lì si salta e si può vedere tutte le immagini punto per punto e poi tornare indietro da dove si era venuti. Ora finalmente c'è il caricamento per cui si può tornare indietro e quindi continuare la lettura e approfondire di volta in volta. E questo ugualmente si può fare per la conferenza sui muri del lungo 68, dove abbiamo questa narrazione che è stata fatta da più relatori, tra cui quella più lunga è quella di William Gambetta, in cui alla narrazione di quelle che erano state le comunicazioni politiche di quel periodo sono abbinate tutta una serie di link alle immagini di riferimento che Gambetta faceva vedere durante la conferenza. Adesso pian pianino ci arriveremo. Ecco qua, iniziamo a vedere, e qua vedete quelle che sono le immagini che andavano a illustrare la narrazione che Gambetta faceva di quelle vicende. Allora, io qua mi fermerei su questa parte che riguarda l'ebook e passerei brevemente a presentarvi questa intervista a Nanni Balestrini. L'intervista è stata realizzata, il video che vi faremo vedere adesso dura un'ora, è stata realizzata nel 2007 a Roma da me insieme a un gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti Carrara, che sono Chiara Falcinelli, Ernesto Fialdini e Matteo Antoni, a cui stavo facendo sviluppare delle ricerche da una parte sulle origini della computer art in Italia e dall'altra su Giuseppe Chiari. Le interviste realizzate in quei mesi tra Roma e Milano furono fatte anche a Gillo Dorfles, Giovanni Anceschi, Tommaso Trini, Ada Lombardi, Paolo Coteni e Luca Miti. Nell'intervista video della durata di un'ora, Nanni Balestrini descrive alcuni importanti suoi lavori e collaborazioni, tra cui nel 61 realizza una sperimentazione di poesia combinatoria utilizzando un calcolatore IBM. Il lavoro, dal titolo Tape Mark I, verrà presentato l'anno seguente nell'almanacco Bompiani di Umberto Eco e nel 68 all'interno della mostra Cybernetic Serendipity, The Computers and the Arts, a cura di Jerzy Reichardt, che si tiene all'Institute of Contemporary Art di Londra. Nel 63 è uno dei fondatori del gruppo 63 e nell'85 viene invitato a partecipare ad un forum telematico che si tiene in occasione della mostra Les Immatériaux al centro Georges Pompidou di Parigi. Nell'intervista Balestrini presenta i suddetti lavori svolti e le differenze che tali opere hanno con i lavori di altri singoli o gruppi letterari, artistici e musicali di quel periodo. La sua visione del rapporto tra la scrittura, l'arte e la musica con la tecnologia, con alcune riflessioni sul contesto sociale e culturale in cui le sue opere si inseriscono. Sebbene nella seguente intervista Balestrini affronti solo temi legati alla letteratura e all'arte, nell'ambito di questa mostra è importante ricordare che Balestrini nell'88 ha scritto insieme a Primo Moroni il saggio L'Orda d'Oro, 1968-77, la grande ondata rivoluzionaria creativa, politica ed esistenziale, che è stato in quel periodo un importante riferimento sulla storia di quei movimenti. Io qui mi fermo e faccio partire il video di questa intervista. Mm-hmm.